primo rinnovamento a Silvano Fuso, uomo appassionato di scienza e che per passione, come i nostri relatori sempre, viene qui a tenerci compagnia. Allora, abbiamo cominciato il ciclo di quest'anno con la relazione di Elena Cattaneo, che se ricordate ci ha parlato della bellezza della scienza da una parte e dei guasti della non scienza dall'altra. L'argomento è lo stesso di stasera, lo faremo in modo più leggero, ma non meno serio per questo. Silvano è un divulgatore notevole e quando si è trattato di stabilire il titolo della nostra serata sono stato in imbarazzo perché io lo conoscevo già, avevo studiato qualcosa, ma non mi ero reso conto della sua amplissima bibliografia di cui stasera ha qui qualche campione. L'abbiamo risolta facendo un popolì di molti dei suoi punti di interesse e credo che di questo stasera ci parlerà. Io mi fermo qui, vi lascio la parola e ancora grazie. Permettete, anche io mi toglierei la mascherina perché è un po' fastidioso. Bene, allora intanto buonasera a tutti, bentrovati, grazie di essere qua. Io voglio ringraziare chiaramente gli organizzatori di questa serata, Michele Lodigiani in particolare, che è stato il principale artefice. Dunque, quando Michele appunto mi ha proposto di venire qui a fare una chiacchierata, l'ho accettato subito molto volentieri. E come accennava Michela, no, abbiamo un po' pensato a quale chiamare alla serata e devo dire che il merito o insomma, la responsabilità, questo è un merito, lo giudicherete voi, del titolo è principalmente attribuibile a Michela che si è inventato appunto questo titolo, me l'ha proposto, a me è piaciuto e quindi stasera cercheremo di fare una chiacchierata appunto su questi argomenti. È un titolo piuttosto insolito, per cui io immagino che molti di voi non si stanno chiedendo che cosa c'entrano i premi Nobel, che tra l'altro è un argomento di stretta attualità, no? Visto che in questi giorni sono stati assegnati, cosa c'entrano gli illusionisti, cosa c'entrano i fanatici e cosa c'entrano i charlatani. No, apparentemente sembrano figure molto lontane l'una dall'altra. In realtà, se ci si pensa un attimo, un denominatore comune si trova e il denominatore comune non è altro che la mente umana, o se vogliamo il cervello, no? Che è questo misterioso oggetto, no? Di circa un chilo e mezzo, dall'aspetto abbastanza indifferente, insignificante, no? Di materia grigiastra e movicia che ognuno di noi nella propria testa, ovviamente, chi più chi meno, no? Lo sappiamo benissimo. Cercheremo stasera appunto di fare così un viaggio, un percorso, no? Sostanzialmente attraverso la mente umana, concentrandosi su alcune sue manifestazioni. Partiamo proprio dal premio Nobel. Allora, il premio Nobel è sicuramente uno dei riconoscimenti culturali più prestigiosi al mondo a livello internazionale. E chi ne è insignito automaticamente no, acquista così uno status di rispettabilità, di autorevolezza. Se poi ci avanza un po' di tempo, ma non voglio fare subito per non perdere il filo, è anche interessante esaminare la storia del premio Nobel, cioè come nasce il premio Nobel. Vedremo che nasce da una fake news sostanzialmente, ma di questo magari ricordatemelo, ne parleremo alla fine. Dicevo che nonostante appunto il prestigio internazionale che riveste il premio Nobel, come ho cercato di scrivere sottolineandolo, il premio Nobel non è un vaccino contro errori e castronerie. Mi pare che il microfono non va più funzionando. Non so cosa sia successo. Che io non credo di aver toccato nulla. Sì, non... vedere se funziona la cassa laggiù. Oh, ci ha mollato la batteria. Scusate, è un inconveniente tecnico. Aspettiamo un secondo, vediamo se risolviamo il problema.
Ma se volete io non ho problemi, ho la voce credo abbastanza alta, intanto andiamo avanti, poi se arriva al microfono meglio. Dicevo, no, che una cosa importante, no, da sottolineare subito, che il premio Nobel non è un vaccino contro errori e castroverie. Diversi fisici, chimici, medici e addirittura alcuni letterati che si sono imprudentemente, diciamo, avventurati in ambito scientifico sono stati vittime di solenni cantonate. E qualche anno fa io ho dedicato un libro a questi argomenti, scusate se mi autocito, ma è un po' inevitabile parlando di argomenti sui quali ho lavorato. Dicevo, in questo libro io mi sono divertito proprio a raccogliere una sorta di antologia di solenni castronerie sostenute da illustri premi Nobel. Ce ne sono due dozzine più o meno, direi, equamente distribuiti tra fisici, chimici, medici e, ripeto, alcuni letterati. Ovviamente non abbiamo il tempo di esaminare tutti i casi, o meno quelli più significativi. Per cui io stasera mi concentrerei su un episodio accaduto molto recentemente, quindi che fa parte sostanzialmente della cronaca, e che riguarda un illustre premio Nobel, il professor Luc Montagnier. Probabilmente molti di voi se lo ricordano, siamo nella primavera del 2020, quindi da pochi mesi era scoppiata la pandemia, e molte testate giornalistiche, sia carta stampata sia in rete, avevano riportato, dando anche un risalto notevole, le affermazioni che Luc Montagnier aveva fatto a proposito del coronavirus, di cui appunto si cominciava a parlare in quel periodo. Luc Montagnier in particolare aveva rilasciato un'intervista a un blog, diciamo, presente in rete francese, che si chiama Pourquoi Docteur. E durante questa intervista lui appunto aveva espresso le sue idee riguardo all'origine del coronavirus, che secondo lui era inequivocabilmente di tipo artificiale. Cioè, in particolare, se scendiamo più nei dettagli di quello che Montagnier sosteneva, lui diceva testualmente, magari lo leggo per iscritto un po' piccolo: si studiava il vaccino per l'AIDS, la sequenza dell'AIDS è stata inserita nel genoma del coronavirus per tentare di fare il vaccino, quindi la storia del mercato del pesce, non vi ricordate, no, all'inizio si parlava del mercato del pesce, no? Secondo Montagnier è una bella leggenda, ma non è possibile che sia solo un virus che si è trasmesso da un stretto, probabilmente, e questo piano lo decidiamo. Forse volevano fare un vaccino contro l'AIDS utilizzando il coronavirus come vettore di antigeni, un lavoro da apprendisti stregoni, si può dire, perché non bisogna dimenticare che siamo nel mondo della natura, ci sono dei limiti da rispettare. Queste sono state le affermazioni fatte ad aprile del 2020 da Montagnier, che appunto affermava con estrema sicurezza l'origine artificiale del coronavirus. Cioè, secondo lui, in un laboratorio cinese, questi studi che avevano svolto per cercare appunto di mettere appunto un vaccino contro l'AIDS aveva creato la fuga involontaria ovviamente del vaccino che aveva creato la pandemia. Io mi sono occupato dell'argomento, se volete in rete trovate un articolo in cui illustro più nei dettagli tutta la faccenda, stasera ve la accenno soltanto. Comunque, pochi giorni dopo che i principali organi di stampa avevano diffuso questa notizia, ne venne diffusa un'altra. Coronavirus, 10.000 scienziati bocciano l'ipotesi del Nobel Montagnier. Il virus non è nato in laboratorio. Praticamente il resto della comunità scientifica, in maniera unanime, aveva solennemente bocciato le affermazioni di Montagnier, che non avevano assolutamente alcuna base. Non c'era nessuna evidenza che corroborasse, diciamo, le affermazioni di Montagnier. Oltretutto, proprio negli stessi giorni, nello stesso periodo, era stato pubblicato su Nature, che è una delle principali riviste scientifiche internazionali, un articolo in cui veniva fatto proprio un sequenziamento del genoma del coronavirus
da questo sequenziamento appariva in maniera evidente l'origine naturale del virus. Cioè il virus era nato naturalmente in qualche specie, probabilmente il pipistrello, probabilmente il pangolino, e poi aveva fatto il famoso salto di specie. Quindi le affermazioni di Montagnier, nonostante l'altisonanza del suo premio Nobel, non avevano assolutamente nessun valore. Ora, chi è un po' addentro all'ambiente scientifico non si meraviglia, perché Montagnier non è la prima volta che esce, no, con delle affermazioni che vengono poi immediatamente smentite dal resto della comunità scientifica. Addirittura, forse qualcuno se lo ricorda, Montagnier vinse il Nobel per la medicina nel 2008. Prima ancora di vincere il Nobel, era balzato agli onori della cronaca, Montagnier, perché aveva curato Papa Wojtyła, che era affetto dal Parkinson, con degli estratti di papaya fermentata, perché lui sosteneva che questa cura a base di estratti di papaya fermentata sarebbe stata utile nella cura del Parkinson. In realtà anche in quel caso il resto della comunità medica era insorta, sottolineando che non c'era alcuna evidenza che questi estratti di papaya fermentata potessero avere un'efficacia nella cura del Parkinson. Quindi è un soggetto Montagnier, no, che ha un po' il vizietto di andare controcorrente, di fare affermazioni che vengono immediatamente smentite dal resto della comunità scientifica. Poi anche recentemente ce ne sono state altre uscite che hanno avuto lo stesso esito, cioè oltretutto c'è una cosa anche abbastanza curiosa. Lui ha pubblicato degli articoli in cui sosteneva una teoria assolutamente priva di fondamento su uno sconosciuto giornale scientifico cinese, di cui poi si è scoperto lui stesso era il direttore. Se la suona, se la canta, come si suol dire, che è un personaggio che, ripeto, nonostante il premio Nobel, che probabilmente si è meritato, nessuno gli toglie il merito per il premio che gli è stato assegnato, però in altri campi spesso e volentieri prende degli scivoloni solenni. Quindi basterebbe già questo esempio a far capire come il fatto di aver vinto il premio Nobel non significa automaticamente che ciò che questo personaggio sostiene sia oro colato. E questo ci porta immediatamente ad affrontare un problema che in campo scientifico, secondo me, è estremamente importante. Esiste un ipse-dixit nella scienza? No, ipse-dixit è una frase latina piuttosto famosa, letteralmente significa lo ha detto lui. Cioè, rappresenta l'espressione di quello che si può chiamare principio di autorità. Per esempio, durante tutto il Medioevo, l'ipse dixit era riferito ad Aristotele, perché si riteneva, no, che ciò che Aristotele aveva detto fosse oro colato. Quindi, se l'ha detto lui, bisogna accettarlo senza discutere. Ora, nella scienza, questo principio di autorità, o ipse dixit, che vogliamo, come lo vogliamo chiamare, non esiste, cioè non c'è nessun principio di autorità, non esistono autorità indiscusse, non esistono guru, non esistono testi sacri, magari esistono in ambito religioso, ma in ambito scientifico sarebbe impensabile, no, ritenere che esista qualche principio di autorità. Ovviamente esistono scienziati più o meno autorevoli che, diciamo, si sono guadagnati l'autorevolezza sul campo, no, grazie ai contributi che hanno saputo fornire alla ricerca. Però qualsiasi affermazione si faccia in ambito scientifico, anche, ripeto, fatta da un illustre premio Nobel, deve sempre essere affrontata con senso critico. È sempre infatti presente in ambito scientifico la consapevolezza dell'errore. E chiunque può errare, no? Si dice errare è umano. Anche i premi Nobel sono esseri umani e come tali hanno le loro debolezze, le loro manie, le loro ideologie, le loro idiosincrasie, per cui come tutti gli esseri umani anche i premi Nobel possono prendere, ripeto, solenni cantonate. Questa consapevolezza continua dell'errore, no, che la comunità scientifica ha, automaticamente implica che non si possano chiedere verità assolute alla scienza.
Anche qui probabilmente qualcuno se lo ricorda, siamo sempre nell'aprile del 2020, quello che vedete nella fotografia era l'allora ministro delle politiche regionali, Francesco Boccia, il quale a un certo punto pubblicamente si era rivolto alla comunità scientifica chiedendo espressamente certezze inconfutabili. Però chiedere una cosa simile alla comunità scientifica significa semplicemente non aver capito un granché di come funzioni la ricerca scientifica, perché la scienza per sua natura non può fornire certezze inconfutabili. La scienza avanza per tentativi ed errori, è sempre costantemente consapevole della provvisorietà delle proprie affermazioni, ma è vero che la scienza si evolve continuamente nel tempo. Però il fatto che non siano certezze inconfutabili ovviamente non significa che non siano affidabili. Cioè, la scienza ci fornisce sicuramente gli strumenti migliori che l'umanità sia in grado di generare per affrontare e risolvere tutti i nostri problemi. Il fatto che in meno di un anno la comunità scientifica sia riuscita a mettere a punto non uno ma più vaccini nei confronti di questo nuovo virus che nessuno conosceva, dimostra quanto la scienza possa essere affidabile, nonostante, ripeto, non possa per sua natura produrre certezze inconfutabili. Questi ragionamenti ci portano inevitabilmente ad affrontare un altro tema che ritengo piuttosto interessante affrontare, ovvero i rapporti tra scienza e democrazia. Allora, c'è un illustre virologo che tutti conoscete, no? Il professor Roberto Guglioni, tra l'altro ci conosciamo bene, quindi mi permetto di esporre pubblicamente queste critiche perché le ho già fatte anche personalmente. Il professor Guglioni in diverse occasioni ha dichiarato che la scienza non è democratica, però bisogna stare un po' attenti su questa affermazione, perché bisogna cercare di chiarire, altrimenti si rischia di creare degli equivoci. Io preferisco dire che casomai i fatti non sono democratici, mentre la scienza, come adesso cercherò di mostrare, sotto tanti punti di vista è estremamente democratica. E appunto, se mi consentite, volevo approfondire un attimino questo discorso. Allora, sicuramente ci sono differenze tra scienza e democrazia. Le posizioni condivise in ambito scientifico non vengono raggiunte a maggioranza. Piero Angela in diverse occasioni ha fatto un bel esempio. Lui dice, per esempio, la velocità della luce non si stabilisce per alzata di mano, è ovvio, cioè quello che conta è il dato sperimentale. Quindi in questo senso la maggioranza in ambito scientifico non ha molto senso. Però è vero anche il contrario, ovvero per confutare una certa teoria scientifica, anche ritenuta vera da molto tempo e magari da molti esponenti della comunità scientifica, non necessariamente è necessaria la maggioranza. È sufficiente anche un solo ricercatore, purché le sue argomentazioni abbiano un fondamento concreto. Tornando un attimo indietro, se Montagnier avesse presentato delle prove evidenti a favore della sua posizione, probabilmente nel giro di poco tempo l'intera comunità scientifica gli avrebbe dato ragione. Il problema è che lui non è stato in grado di produrre nessuna evidenza, nessun dato sperimentale. Però, ripeto, in ambito scientifico anche un solo ricercatore, purché le sue argomentazioni siano concrete e basate su solide evidenze sperimentali, può mettere in discussione credenze, ritenute valide da molto tempo. Ovviamente all'inizio la sua posizione potrà essere necessariamente minoritaria, ma ripeto, se i dati che presenterà saranno sufficientemente solidi, sarà il resto della comunità scientifica che alla fine cambierà idea. Questo, se noi guardiamo alla storia della scienza, è successo numerose volte. Uno dei casi più eclatanti è quello di Albert Einstein. Siamo agli inizi del 1900, in particolare nel 1905.
Albert Einstein era l'illustre sconosciuto, nel senso che lui era un oscuro, direi un sconosciuto impiegato dell'ufficio brevetti di Berna. Pubblicò una serie di articoli. Aia, è di nuovo partito. Allora, è una questione di tempo, dopo un po' si spegne. C'è un timer, vai, stand by. Vai, continuo senza, poi riprendiamo se funziona. Dicevo, Albert Einstein era un impiegato dell'ufficio brevetti di Berna, pubblicò nel 1905 una serie di articoli che rivoluzionarono la fisica moderna. Gli articoli riguardavano sia la relatività, sia l'interpretazione dello spettro fotoelettrico e altre cose che determinarono un vero terremoto nell'ambito della fisica dell'epoca. La fisica non è mai più stata uguale a come era prima, dopo la pubblicazione di questi articoli. Eppure Albert Einstein non ricopriva alcuna posizione accademica, grazie. Dicevo, non ricopriva nessuna posizione accademica, in pochissimi lo conoscevano, eppure la forza delle sue argomentazioni ha rivoluzionato completamente non solo la fisica, ma in generale la scienza moderna. Dicevamo con delle differenze tra scienza e democrazia. Allora, in ambito scientifico ovviamente ci sono delle regole da rispettare, e questo ci porta ad affrontare un altro problema. Ha senso confrontarsi pubblicamente con persone che rifiutano queste regole? Mi spiego meglio facendo degli esempi. Un biologo evoluzionista, ad esempio, dovrebbe discutere pubblicamente con un creazionista? Oppure un medico dovrebbe discutere con un omeopata? Un fisico dell'atmosfera dovrebbe confrontarsi pubblicamente con un sostenitore, ad esempio, dell'esistenza delle scie chimiche? La risposta che diciamo trova il maggior consenso nell'ambito scientifico è no, non bisogna confrontarsi con questi personaggi. Per un motivo molto semplice, perché questi personaggi non rispettano le regole che vigono nell'ambito della comunità scientifica, perché rifiutano i controlli, rifiutano il metodo sperimentale, presentano argomentazioni che di scientifico non hanno assolutamente nulla. E questo praticamente sarebbe come mettersi a discutere pubblicamente con qualcuno che sostenga che 2 più 2 fa 5. Perderemo del tempo, perché lui rimarrà sulla sua idea. Le persone che hanno un briciolo di consenso anche non avrebbe nessun senso, diciamo, non si trasmetterebbe al pubblico nessuna informazione costruttiva, anzi si farebbe un pessimo servizio al pubblico, perché magari si darebbe una certa dignità a chi sostiene che 2 più 2 fa 5. Questo purtroppo non è così scontato, perché ad esempio se noi pensiamo ai talk show televisivi, ad esempio, molto spesso si invita, no, al talk show magari un rappresentante serio della comunità scientifica, poi si invita, che ne so, un esponente del mondo dello spettacolo, un cantante, un attore, che dice la sua, ma la sua è una sua opinione personale. Quello che invece sostiene il rappresentante della comunità scientifica ha ben altro valore. Il pubblico che assiste al dibattito può avere invece l'impressione che si tratti di posizioni paritarie, e questo crea dei danni all'informazione notevolissimi. Questo problema tecnicamente si chiama problema del false balance, proprio perché si dà, no, una sorta di credibilità, di rispettabilità a personaggi che evidentemente non meritano questa rispettabilità e questa dignità. E questo è un discorso che è abbastanza difficile da far capire, soprattutto a coloro che operano nel mondo della comunicazione, perché molto spesso loro lo fanno in buona fede, non in nome di una par condicio, in nome di un principio astratto di democrazia. Loro dicono: è bene dare la parola a tutti, però ripeto, il rischio è notevole, perché dando la parola a tutti si finisce col mettere sullo stesso piano posizioni che in realtà sono diversissime per loro natura.
E purtroppo dicevo questo, no? Se noi ci guardiamo un po' intorno, guardiamo i mezzi di comunicazione, spesso accade, no? Perché in nome di questo enfatizzato pluralismo culturale si assiste a volte, no, a dibattiti televisivi un po' deprimenti, tipo tra un virologo esperto e un noto disc jockey. Ogni riferimento è puramente voluto, mi riferisco a quel dibattito assurdo che Rai 2, se non sbaglio, aveva messo in onda fra il professor Burioni e il disc jockey, come si chiama, Ray Gronni. Non ha senso far confrontare due posizioni così diverse. Cioè, Burioni è un virologo, per cui sa di cosa parla, un disc jockey cosa ne sa di virologia? Eppure, no, in televisione si assiste a questo. Oppure tanti altri casi, tipo una volta appunto un illustre farmacologo era stato messo a confronto con la tricetta che sosteneva la validità dell'urinoterapia e sosteneva addirittura di praticarla ai suoi figli senza che loro lo sapessero, una cosa abbastanza anche rivoltante, no, sotto certi punti di vista. Fra scienza e democrazia, come dicevo, ci sono delle differenze, però ci sono anche tante analogie. Il metodo scientifico innanzitutto consiste nel prendere atto dei fatti, umilmente, senza pregiudizi ideologici. Cioè, se i fatti contrastano con le nostre idee, dobbiamo avere l'umiltà di cambiare le nostre idee, perché i fatti sono gli arbitri ultimi. Appare evidente, no, che una certa abitudine mentale di questo tipo sarebbe estremamente utile anche nella società civile ed è alla base di qualsiasi convivenza democratica. No, se ci pensiamo un attimo, purtroppo, no, nel titolo mi hanno messo fanatismo, fanatici, cioè le grandi tragedie sociali, dalla guerra al razzismo, lo sfruttamento dei popoli, eccetera, derivano proprio da una mancata accettazione dei fatti. Noi da un predominio assoluto del pregiudizio, dell'ideologia, no? Pensiamo al razzismo. Il razzismo non ha una base fattuale, è frutto soltanto di posizioni ideologiche pregiudiziali. Un'altra fondamentale caratteristica della scienza, come abbiamo già detto, è il rifiuto di ogni principio di autorità, che implica automaticamente la libera circolazione delle idee e una rigorosa etica della trasparenza. La comunità scientifica non ha barriere, diciamo, nazionalistiche o sovraniste o come le vogliamo chiamare. Questo è successo anche nei periodi più critici, anche durante le guerre. Cioè, i ricercatori comunicavano comunque fra di loro, perché fa parte integrante del loro lavoro la comunicazione. La cultura scientifica, inoltre, è accessibile a tutti. Cioè, chiunque, no, sia disposto a fare, ovviamente, adeguati sacrifici, no, studiando, può accedere al mondo scientifico. Anche questa non è una cosa così scontata, perché in passato ci sono state, diciamo, correnti di pensiero, o meglio sistemi di pensiero, che non avevano affatto questa caratteristica. Pensate ad esempio al pensiero magico. Il pensiero magico era fortemente esoterico, cioè riservato a pochi. Soltanto pochi eletti potevano accedere, no, alla sapienza legata alla magia. Se qualcuno ha letto i romanzetti di Harry Potter, no, coloro che non sono magi, cioè i bambini, non possono accedere alla magia. E diventa un diritto di nascita. C'è chi nasce con questo diritto e c'è chi nasce invece senza averlo. Quindi è una forma di razzismo anche questa. Nella scienza ovviamente tutto ciò non esiste. Analogamente appunto a quello che succede nella democrazia, no? In democrazia chiunque dovrebbe poter aspirare a determinate cariche purché meritevole e purché si impegna adeguatamente per il bene pubblico. Infine c'è un'ultima caratteristica, no? che abbiamo già ricordato prima, è la capacità straordinaria della scienza di autocorreggersi. La scienza è profondamente umile perché si rende conto dei propri errori e ovviamente cerca di imparare dai propri errori. Ovviamente anche questo, no, sarebbe quanto mai auspicabile in una democrazia matura, però sono rare le volte, no, in cui qualcuno fa autocritica.
Quasi tutti voi hanno mai sentito politici no, che pubblicamente ammettono i propri errori e cercano di imparare dai propri errori? Raramente capita, forse quasi mai. Nell'ambito scientifico invece questo è la norma sostanzialmente. Bene, vai. E quindi da questo punto di vista una maggiore diffusione proprio della cultura scientifica, della mentalità scientifica, aiuterebbe anche a migliorare sicuramente la convivenza civile. Io accenno soltanto, poi magari nello spazio dedicato alle domande possiamo approfondire alcune tematiche. Dicevo che la scienza è costantemente consapevole della possibilità di sbagliare. Ora, questo deriva sostanzialmente dalla fallibilità della nostra mente. No, noi di solito ci fidiamo no, della nostra mente, però ormai esistono montagne di studi che dimostrano chiaramente quanto la nostra mente sia ingannevole. Per cui la scienza giustamente cerca di controllare gli errori commessi dalla nostra mente. No? Se ci pensiamo bene, la comunità scientifica non fa altro che svolgere continuamente un controllo su quello che i vari ricercatori propongono. La nostra mente, dicevo, è estremamente ingannevole e qui entra in gioco gli illusionisti. Ma vedete che riusciamo a trovare non una concatenazione tra i vari argomenti del titolo. Perché c'entrano gli illusionisti? Perché gli illusionisti praticamente da quando esistono, quindi da secoli e secoli, si sono perfettamente resi conto di quanto la mente umana sia ingannevole. Gli illusionisti bravi riescono proprio a sfruttare no, queste debolezze, queste defiance della mente umana per far apparire cose che altrimenti sarebbero impossibili. È interessante osservare proprio i rapporti fra scienza e illusionismo. Insieme a un amico illusionista, Alec Russoni, l'anno scorso abbiamo proprio pubblicato un libro che affronta queste tematiche, perché apparentemente scienza e illusionismo sembrano discipline molto lontane. In realtà, se si approfondisce un pochettino il discorso, si trovano moltissime analogie, moltissimi punti in comune. Allora, che la mente sia ingannevole, no? Che la mente mente, come a volte si usa usando un gioco di parole, lo possiamo dimostrare in tanti modi. La maniera più conosciuta forse è quella delle illusioni ottiche. No, se io vi mostro questi due segmenti, penso che a prima vista quello di sopra vi sembra più corto di quello di sotto. In realtà se voi mettete un righello sopra vi rendete conto che i due segmenti hanno esattamente la stessa lunghezza, semplicemente queste freccette laterali falsano la nostra percezione, per cui a prima vista ci sembrano di lunghezza diversa. Ce n'è un'infinità di illusioni ottiche. Un'altra piuttosto sorprendente è questa. Queste linee no, sembrano convergere o divergere. In realtà, se voi sovrapponeste due squadre, vi rendereste conto che queste linee orizzontali sono tutte perfettamente parallele. Eppure, i nostri occhi e soprattutto il nostro cervello ce le fanno apparire come se fossero divergenti o convergenti. Dicevo, ci sono tantissime illusioni ottiche, ad esempio legate al colore. Come non so se vedete, qui c'è un quadratino contrassegnato dalla lettera A e un altro quadratino contrassegnato dalla lettera B. Se io vi chiedo qual è più chiaro e qual è più scuro, che cosa mi rispondereste? Sembra evidente a tutti che A sia molto più scuro di B. Se io cancello tutto il contorno e lascio in evidenza soltanto i due quadratini, mi rendo conto che hanno esattamente la stessa tonalità di grigio. Sembra strano, ma è così. Vi posso assicurare, non è un trucco del PowerPoint. Lo potete proprio verificare se voi ritagliaste la figura e metteste i due quadratini sovrapposti, vi rendereste conto che sono esattamente della stessa tonalità. La nostra mente viene ingannata dal fatto che il quadratino B è in ombra, quindi essendo in ombra noi lo immaginiamo più scuro, perché le parti in ombra ci appaiono più scuro di quello che sono, però in realtà i due grigi in senso assoluto sono assolutamente uguali. Ci sono tante altre illusioni sorprendenti, una che a me piace particolarmente è questa, non so se l'avete mai vista.
Allora, voi dovete osservare questa figura concentrando il vostro sguardo sulla crocetta centrale. Dopo qualche secondo, con la coda dell'occhio, voi dovreste vedere un cerchietto verde che gira in senso orario. Lo vedete? Allora, questo cerchietto non esiste, è una creazione della vostra mente. Tant'è vero che se voi lo cercate di seguire con lo sguardo, vi rendete conto che sparisce. Quindi non esiste questo cerchietto verde, eppure ognuno lo percepisce nitidamente. Questa, secondo me, è una delle illusioni ottiche più belle, perché ci fa vedere proprio come a volte possiamo percepire nitidamente cose che in realtà non esistono. Cioè che sono create, è scaduto il tempo. Mi spiace. Vado avanti senza. Mi sentite in fondo anche non senza. Abbiamo troppo, più gli assistenti. No? Okay. Se no vado a ridare un altro come giro. Come vuole, se ha la pazienza di farlo, se no forse mi avevano assicurato che avrebbe. Dicevo che questa illusione, secondo me, è particolarmente significativa perché ci fa vedere proprio come in certe circostanze noi percepiamo cose che in realtà non esistono. Quindi la nostra mente ci prende un pochino per i fondelli, se vogliamo, nel senso che ci crea delle percezioni inesistenti. È doveroso, direi, citare gli autori di questa illusione. È un'illusione abbastanza recente, è stata creata nel 2005 da questo ricercatore inglese Jeremy Hilton. Ripeto, secondo me è particolarmente carina. Ve ne propongo un'altra, ce ne sarebbero centinaia, ma mi limito ad alcune. Ecco, un'altra che mi sembra piuttosto carina è questa. Allora, se voi guardate la macchinina, abbiamo caricato la macchina. Avete la sensazione che si muova, cioè che la macchina avanzi e che quindi le cose che ci sono a bordo strada, no, gli alberi, grazie, scorrono indietro. Però anche qui, se voi, non so, fissate un punto di riferimento, vi rendete conto che non c'è assolutamente nulla che si muova in quell'immagine. E tutto è estremamente fermo. Se io punto il controllo di un punto, non si muove assolutamente nulla. Ogni cosa rimane al suo posto. Eppure la percezione che noi abbiamo è una percezione di movimento. Anche questa, secondo me, è abbastanza significativa proprio per mettere in evidenza quanto non le nostre percezioni siano ingannevoli. Ovviamente, dicevo, gli illusionisti ci vanno a nozze, no, con queste debolezze della mente umana, perché creano proprio i loro numeri sfruttando queste debolezze. Allora, io sono amico di tantissimi illusionisti, mi piace frequentare l'ambiente degli illusionisti, ma ovviamente non sono un illusionista, perché è un lavoro difficile che richiede anche moltissimo tempo. Però vi propongo un esperimento che potrebbe essere spacciato come numero da illusionista. Allora, voi vedete, sono sei carte, sei figure. Io adesso vi invito a fare una cosa, non lo dovete dire a nessuno, lo dovete fare semplicemente mentalmente. Voi dovete memorizzare una di queste carte, quindi scegliete voi quella che preferite, memorizzate la vostra carta. Va bene? Voi credete di essere stati completamente liberi nella scelta di questa carta. Io invece adesso vi dimostrerò che sono riuscito a pilotare la vostra scelta. Proviamo? Allora, io ho fatto sparire la carta che avete scelto. Ci sono riuscito? In tanti dicono di sì. L'unica che... Quindi sono un illusionista, sono un mago, oppure ancora di più, ho poteri paranormali, riesco a controllare la vostra mente. Allora, qualcuno avrà già capito il trucco, no? Che è banalissimo. Però chi non conosce questo giochino rimane abbastanza stupito, perché dice, come cavolo l'ha fatto a obbligarmi a scegliere una carta. Allora, ovviamente se io ritorno indietro e vi faccio vedere le carte precedenti, capite benissimo che le ho cambiate tutte. Non c'è neanche una, no, che riproduca quelle di partenza. Il problema è che quando io vi dico scegliete una carta, voi ne memorizzate una sola e vi ricordate soltanto quella, no? Le altre cinque le ignorate. Poi andate a cercare la vostra carta fra queste quattro e non la trovate, quindi rimanete a bocca aperta e dite come cavolo ha fatto a obbligare la mia scelta.
Questo è un giochino banale, no? Che però fa capire quanto la nostra mente sia ingannevole. Qui ci siamo limitati, diciamo, a percezioni. Però la nostra mente è anche molto ingannevole per quanto riguarda i ragionamenti, cioè i processi, diciamo, logico-matematici. Io adesso vi propongo un quiz di tipo aritmetico. Non spaventatevi, di una semplicità inaudita. Basta saper fare le somme e le sottrazioni. Ok? Seguitemi. Allora, noi abbiamo una racchetta e una pallina da ping pong che complessivamente costano 1,10 euro. Quindi il prezzo complessivo di pallina più racchetta è 1,10 euro. Inoltre sappiamo che la racchetta costa 1 euro più della pallina. Quanto costa la pallina? Veloci e mi risponde. Qualcuno forse lo sapeva già. Allora, ho sentito dei 10 centesimi. No, allora, sono stati fatti diversi studi statistici. La maggior parte delle persone risponde 10 centesimi. Ma la risposta è sbagliata. La risposta corretta, come qualcuno ha detto, è 5 centesimi, non 10. Eppure, dicevo, ci sono stati psicologi che hanno sottoposto centinaia di persone a questo semplice quiz e hanno visto che la maggior parte delle persone dà come risposta 10 centesimi. Questo indipendentemente dal livello culturale, dalle capacità intellettive. Cioè, la nostra mente ci porta spontaneamente a dare la risposta sbagliata. Siete d'accordo, no? Che la risposta giusta sia 5 centesimi, no? No, no, qualcuno ha detto di no. Allora, lo spieghiamo. Lo spieghiamo. Allora, torniamo al problema di partenza. Il problema di partenza diceva che la somma del costo della pallina e del costo della racchetta era 1,10 euro. Inoltre si diceva che la racchetta costa 1 euro più della pallina. Se la pallina costasse 10 centesimi, la differenza sarebbero 90 centesimi, non 1 euro. Giusto? Quindi la risposta corretta è: la pallina costa 5 centesimi, la racchetta costa 1,05 euro. La somma fa 1,10 euro e la differenza fa 1 euro. Comunque costa un po'. Costa un po', non la farò, no? Capite? Quindi anche cose elementarissime, perché ripeto, è aritmetica che si fa forse in seconda elementare. Però la nostra mente scivola e ci porta a delle conclusioni sbagliate. Ripeto, anch'io la prima volta che qualcuno, che ho letto da qualche parte, questo quiz ho sbagliato. Quindi ripeto, non c'è da vergognarsi, perché siamo tutti sulla stessa barca. È la nostra mente che ci porta automaticamente a prendere queste solenni cantonate. Questo spiega tante cose, no? Se noi guardiamo la storia dell'umanità, quindi la storia del pensiero, da quando esiste sulla faccia della Terra, l'uomo ha sempre cercato di costruirsi dei modelli interpretativi della realtà. Uno dei primi modelli dell'universo, no? Modelli cosmologici che l'umanità ha saputo costruire è il sistema geocentrico, il sistema tolemaico. Perché apparentemente, no, se io guardo il cielo, mi sembra di essere al centro e di vedere tutti gli astri, a cominciare dal Sole, che ruotano intorno a me. Quindi la nostra percezione immediata ci porta a questa conclusione. Ma sappiamo benissimo che è una conclusione sbagliata. Però ci sono voluti qualcosa come 2000 anni per far sì che l'umanità si rendesse conto di questo errore. No, il sistema Tolemaico è stato praticamente demolito da Copernico, no, nel XVI secolo, e quindi è sopravvissuto qualche cosa come 2000 anni. Quindi questo dimostra quanto siano radicate certe convinzioni che la nostra mente ci porta a raggiungere. Altri esempi sono la fisica aristotelica. Questa è una stampa tratta da un trattato di architettura del 1547 e per interpretare la traiettoria della palla di cannone, siccome ci si rifaceva alla fisica aristotelica che considerava soltanto due moti esistenti,
il moto rettilineo e il moto circolare, si interpretava la traiettoria della palla di cannone in termini appunto di moto rettilineo, un pezzo di moto circolare e poi un altro moto rettilineo. Noi sappiamo che è sbagliatissimo, perché noi sappiamo che da Galileo in poi sappiamo che una palla di cannone descrive un'orbita parabolica, quindi non è un insieme di archi di circonferenza e di segmenti. Qui c'è un'altra illustrazione tratta dallo stesso manuale di architettura, in cui il cannone spara orizzontalmente. No, si pensava che per un certo tratto la palla andasse perfettamente orizzontale, poi descrivesse un arco di circonferenza e poi cadesse perfettamente verticale. Non era minimamente immaginata la traiettoria parabolica, cioè ci è voluto un sacco di tempo. Mi viene in mente, no, che in alcuni cartoni animati, tipo Willy Coyote, Gatto Silvestro, spesso si ritrova ancora una fisica aristotelica, no? Tipo, cioè, c'è Willy Coyote che insegue Bip Bip, arriva sul bordo del burrone, non se ne accorge, per cui continua ad andare perfettamente diritto, nel momento in cui realizza di essere nel vuoto, cade verticalmente. Viene un esempio di fisica aristotelica. Potremmo continuare, io mi sono riferito finora all'antichità, ma se scorriamo appunto cronologicamente la storia del pensiero, ci rendiamo conto che la storia del pensiero umano è costellata da strafalcioni, da castronerie, da cantonate solenni. Scusate se cito un altro mio libro, ma mi ero divertito qualche anno fa, no, a scrivere questo libro che avevo intitolato La falsa scienza, che raccoglie proprio così un'antologia di false teorie scientifiche, che però per un certo periodo sono state assolutamente ritenute vere. Ce ne sono tantissimi esempi, si parte ad esempio dal magnetismo animale di Mesmer. Mesmer era un medico del Settecento, contemporaneo di Mozart, era viennese anche Mesmer, che aveva elaborato questa strana teoria sul magnetismo animale, che non aveva poi avuto nessuna conferma sperimentale. Praticamente Mesmer, nelle sue sedute terapeutiche, sfruttava quello che oggi chiamiamo effetto placebo, cioè la gente credeva di essere sottoposta a certi trattamenti, ma in realtà questi trattamenti non esistevano. C'è un caso interessante di un fisico francese dell'Ottocento che credette di aver scoperto un nuovo tipo di radiazione, che chiamò raggi N. Lui lavorava all'università di Nancy, per cui chiamò raggi N queste presunte radiazioni in onore della sua città. In realtà queste radiazioni non esistono, esistevano soltanto nella mente del suo fisico. I canali di Marte, forse questo è un caso più conosciuto, no? L'astronomo Giovanni Virgilio Schiaparelli fece delle osservazioni al telescopio su Marte e fece dei disegni di quella che lui riteneva essere la superficie di Marte. Poi ci fu un errore di traduzione. La parola canale in italiano indica sia canali naturali sia canali artificiali. Lui credette appunto di vedere queste strane conformazioni che immaginò essere dei canali, e questo termine però venne tradotto in inglese con il termine channel. Channel in inglese indica canale artificiale, per cui immaginatevi, no, quanto si sono sbizzarriti i vari autori a immaginare, no, possibili civiltà marziane che avrebbero appunto costruito artificialmente questi presunti canali. Qui c'è una letteratura immensa sui canali di Marte e sui marziani, no? Ancora oggi c'è questa credenza. Poi ci sono tanti altri casi, adesso non abbiamo il tempo di esaminarli tutti, ma c'era stata un po' di acqua, c'è stata più recentemente la storia della memoria dell'acqua, il cui principale autore era un biologo francese di nome Van Venis. Qui ci andarono una mozza gli omeopati, perché se questa teoria della memoria dell'acqua fosse risultata vera, gli omeopati avrebbero avuto, diciamo, un supporto teorico a favore della loro disciplina. Il problema è che questa presunta memoria dell'acqua non esisteva, cioè Van Venis e i suoi collaboratori avevano preso un solenne abbaglio e probabilmente qualcuno aveva
manipolato volontariamente i dati, quindi c'era stata una frode volontaria al di là dell'abbaglio, e sappiamo benissimo che l'omeopatia non ha alcuna base scientifica, se volete poi ne parliamo. Sempre in epoca abbastanza recente, qualcuno se la ricorda, magari siamo alla fine degli anni 80, era stata tirata fuori la storia della fusione nucleare fredda, cioè a temperatura ambiente. Anche questa risultò essere frutto di un abbaglio solenne e tante altre cose, no? Più recentemente in campo medico ci ricordiamo tutti, no? La multiterapia di Bella, il caso Stamina, eccetera, eccetera, eccetera. Per arrivare ai nostri giorni, visto che la senatrice Elena Cattaneo ha inaugurato questo ciclo di serate, non possiamo non ricordare, no, che quel triste avvenimento che è successo nel nostro Senato in data 20 maggio 2021, quando ben 190 senatori, se ricordo bene, hanno votato a favore di un decreto che praticamente equiparava l'agricoltura biodinamica all'agricoltura biologica, l'unico voto contrario, direi eroico, è stato quello della senatrice Cattaneo, che ovviamente, conoscendo l'argomento, si rendeva perfettamente conto di come l'agricoltura biodinamica, scaduto il tempo, abbiamo quasi finito, quindi vado avanti senza. Dicevo, la professoressa Cattaneo, ovviamente già illustre scienziata qual è, si rende perfettamente conto che l'agricoltura biodinamica non solo non ha alcuna base scientifica, ma rasenta la stregoneria, se volete poi approfondiamo il discorso, dato che anche Michele mi può dare una mano, e il resto dei senatori invece ha votato a favore. Questo la dice lunga anche sul livello di competenze scientifiche dei nostri politici. Potremmo continuare. Voi mi direte, non abbiamo parlato dei fanatici che comparivano nel titolo, grazie. Ma ce la caviamo rapidamente con i fanatici, perché i fanatici ci sono. Sono semplicemente coloro che ergono a verità assolute i propri pregiudizi e i propri, diciamo, le proprie ideologie, le loro false credenze. Come accennavo prima, purtroppo se guardiamo la storia dell'umanità non ci rendiamo conto dei danni che i fanatici hanno provocato. No, la maggior parte degli episodi più agghiaccianti della storia umana sono proprio dovuti a credenze irrazionali, superstizioni, pensiamo alla caccia delle streghe, all'inquisizione, agli esercizi razziali nazisti, le guerre di religione e chi più ne ha più ne meno, no? Se ci ragioniamo un attimo, tutti questi aspetti oscuri della storia dell'umanità nascono proprio, no, da questo fanatismo, cioè dal credere verità assolute a quelle che sono semplicemente pregiudizi individuali, magari condivisi da certi gruppi di persone che riescono ad avere un certo potere nell'ambito della società. Io, scusate, mi avvio alla conclusione e concluderei con una bella frase di Karl Popper. Karl Popper è stato un grandissimo filosofo della scienza del Novecento, che fra le altre cose, appunto, in un suo celeberrimo libro chiamato Congetture e Confutazioni, scrive questa frase che vorrei leggere perché secondo me riassume bene tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato questa sera. Allora, il buon Popper dice: una delle componenti più importanti della civiltà occidentale è la cosiddetta tradizione razionalistica ereditata dai greci. Nell'ambito di questa tradizione razionalistica, la scienza è apprezzata innegabilmente per le sue conquiste pratiche, ma lo è ancora di più per il suo contenuto informativo, per la sua capacità di liberare la nostra mente dalle antiche credenze, dai pregiudizi e dalle certezze inveterate, e di offrirci invece nuove congetture e ipotesi ardite. La scienza è apprezzata, cioè, per la sua influenza liberatrice, come una delle maggiori forze che operano in favore della libertà umana. E io con questo vi ringrazio per l'attenzione. Allora,
spettro di interessi di Silvano Fuso, prima l'ho presentato soprattutto come divulgatore e abbiamo visto l'opera. È un ricercatore, un docente, ha scritto non solo libri di divulgazione, ma anche libri, testi di chimica, credo che è difficile che io sia un lettore di quelli, se devo dire la verità. Ma le altre invece sì, a questo proposito il Senato che qui ha portato qualcuno dei volumi dei quali ne abbiamo parlato, e credo che siano di interesse. C'è più un capiente cesto per versare il denaro, non lo sottrarrò come ho fatto l'altra volta, quindi se interessa, e naturalmente sono poi disponibili nelle librerie, credo molte, e online. Domande? Prego. Se c'è qualche rapporto tra quello che lei ha detto e la probabilità, cioè spesso, credo che l'abbiamo visto anche nei dibattiti recenti, non c'è qualcosa che è esatto e qualcosa che non lo è, ma abbiamo a che fare con l'incertezza e quindi dobbiamo basarci sulla probabilità. Mi è parso di vedere, soprattutto sulla questione dei vaccini e così via, che al concetto di probabilità non viene spesso dato che dovrebbe dare. Sì, ha assolutamente ragione. Bisognerebbe sforzarsi proprio di procedere a una sorta di alfabetizzazione per quanto riguarda il concetto di probabilità. È un concetto che non è banale da acquisire e quindi molta gente magari ha difficoltà. È chiaro che in ambito scientifico praticamente tutte le affermazioni hanno un valore probabilistico. Ho citato prima la grossa rivoluzione che la fisica novecentesca ha avuto sia per opera di Einstein sia per opera di tanti altri fisici, che hanno creato sostanzialmente due discipline della fisica moderna, la relatività per quanto riguarda Einstein e la meccanica quantistica per quanto riguarda appunto la schiera di fisici, tra cui lo stesso Einstein, che hanno contribuito a svilupparla. Nella meccanica quantistica praticamente si ha un approccio che è squisitamente probabilistico, cioè nella meccanica classica si credeva, no, che si potesse definire esattamente la posizione e la velocità di qualsiasi particella, quindi la fisica classica aveva una visione, come si dice, deterministica. La meccanica quantistica ha dimostrato che a livello microscopico questo è impossibile, cioè io non posso sapere esattamente dove si trova un elettrone e che velocità ha l'elettrone in quel momento, il famoso principio di indeterminazione di Heisenberg, forse qualcuno lo ha sentito nominare. Quindi proprio la scienza più di base che esista, cioè la fisica, ha inevitabilmente un approccio probabilistico, senza contare poi altre branche della fisica, non so, la termodinamica, cioè è tutto basato sul concetto di probabilità. E sono concetti che purtroppo il grosso pubblico mastica a fatica e quindi poi ci si scontra con delle difficoltà. Ad esempio, quando si parla di vaccini, è chiaro che non esiste, non può esistere un vaccino che abbia un'efficacia del 100%. Ogni vaccino ha una sua probabilità per quanto riguarda l'efficacia. Oltretutto, i vaccini che sono stati messi a punto per il coronavirus hanno delle probabilità molto alte, quindi una probabilità dell'80, del 90% sono probabilità ottime in campo medico. Però ci si scontra un po' con la posizione dell'ex ministro Francesco Boccia, cioè la gente difficilmente accetta ragionamenti probabilistici che lasciano aperto, diciamo, un certo ambito di incertezza. La gente vorrebbe certezze inequivocabili, però purtroppo non ce l'ha neanche Padre Eterno queste certezze inequivocabili. Cioè, ci dobbiamo fare una ragione del fatto che sono inarrivabili. Dicevo, chi cerca di offrirvi certezze inconfutabili o è un illuso o è un disonesto.
Okay? Nessuno ha certezze da offrire. Quindi decidete chiunque vi offra certezze. Non so se ho risposto alla sua domanda. Prego. Premesso che credo che sia inconfutabile il metodo scientifico delle... Però la domanda è, ma non ci sono delle zone grigie? Per esempio la psichiatria non era considerata una scienza, anzi era una specie di magia. Oggi non so se sia considerato una scienza, ma ci si avvicina. Quindi non ci sono cose che oggi sono viste così, ma domani chi lo sa? Allora, se si applicando proprio il metodo scientifico. Allora, quello che lei solleva è un problema molto interessante, perché è quello che gli epistemologi, cioè i filosofi della scienza, chiamano il problema della demarcazione. Cioè, in pratica, stabilire dov'è il confine fra scienza e pseudoscienza. È difficilissimo stabilire un confine netto. È vero quindi che possono esistere delle zone grigie. Più che la psichiatria, io farei come esempio la psicanalisi. La psichiatria già ha uno status scientifico, diciamo, più rispettabile. La psicanalisi invece rientra, secondo me, in quelle zone grigie di cui lei parlava. Perché sicuramente ormai le neuroscienze moderne hanno dimostrato, ad esempio, che tutta la costruzione teorica di Freud e seguaci, non so, Jung e più ne ha più netta, erano costruzioni basate su niente, cioè i concetti fondamentali della psicanalisi, non so, l'io, il superio, l'es, erano idee partorite dal cervello di Freud, ma non trovano un riscontro oggettivo. Però è anche vero che... Ma anche le onde gravitazionali. No, quello è il discorso, quello è diverso, magari poi ci arriviamo alle onde gravitazionali. Dicevo, il problema però è che certe psicoterapie, magari basate anche su assunzioni teoriche sbagliate, come possono essere quelle freudiane, hanno però un'efficacia misurabile. Cioè, effettivamente, prendendo dei campioni di pazienti, si vede che certi risultati si ottengono. Quindi, in questo senso, siamo nella zona grigia, perché da un certo punto di vista le certe tecniche psicoterapeutiche possono avere un'efficacia, anche se si basano però su dei presupposti teorici che non hanno nessuna fondatezza. Quindi siamo appunto nella zona di confine. Non c'è un confine netto ben demarcato, però sicuramente, non so, fra l'omeopatia e la chemioterapia non ci sono dubbi, cioè l'omeopatia è pseudoscienza, la chemioterapia è scienza, la chemioterapia salva vite umane, l'omeopatia no. Quindi c'è se vogliamo una sfumatura, però in certi casi è molto facile stabilire cosa sia scienza che cosa sia invece pseudoscienza. Sulle onde gravitazionali il discorso è ben diverso, perché le onde gravitazionali erano state previste teoricamente dallo stesso Einstein, basandosi su fondamenti teorici solidi, che erano quelli della relatività generale. Il problema è che ci sono voluti 100 anni per riuscire a mettere in piedi delle strumentazioni così sensibili da poterle verificare sperimentalmente. Qualche anno fa, vi ricordate, ci si è riusciti in maniera indipendente, tra l'altro in due laboratori. Quindi lì era un problema sostanzialmente tecnico, no? Quando la nostra tecnologia ci ha consentito di creare strumenti sufficientemente sensibili, si è potuto avere una dimostrazione sperimentale che queste onde predette teoricamente esistevano veramente. Lo stesso è successo ad esempio col bosone di Higgs. Anche il bosone di Higgs, no? Era stato predetto teoricamente 50 anni prima, dopo 50 anni è stato osservato. Quindi sono ambiti un pochino diversi. Prego. Beh, io in parte ho avuto già risposta in quello che lei ha detto ai precedenti interlocutori. Ma il mio concetto partiva appunto da questo, che mentre quando Einstein ha fatto la sua famosa ipotesi sulla relatività, la legge della relatività, e però solo recentemente è stata dimostrata
credo in larga misura, quantomeno, o proprio. In parte, proprio perché il problema è molto legato agli strumenti di misura, che ovviamente per il metodo scientifico sono fondamentali, perché se noi non riusciamo a misurare qualche cosa che confermi o smentisca qualche cosa, non abbiamo la possibilità. Viceversa, dicevo, nel momento in cui noi parliamo, e ripeto in parte, aveva già risposto alla prima domanda con riferimento ai vaccini, lì lo strumento di misura c'è. Quando noi, come accade adesso, abbiamo che c'è una riduzione dell'80% di un qualche parametro, addirittura del 95-99% della mortalità e quant'altro, a quel punto mi chiedo, è possibile non credere a dati di questo tipo? Perché lei diceva, Boccia vuole la certezza. Ecco, però mi chiedo, ma veramente siamo, non dico a livelli di irrazionalità, ma insomma, ma quasi. Quindi lei mi conferma che... Dunque, rispondo brevemente a due cose. Prima, per quanto riguarda la relatività che viene accennato. Allora, la relatività ebbe delle conferme sperimentali nel giro di pochi anni. Nel 1919, Arthur Eddington, famoso astronomo, durante un'eclissi di sole fece delle misure per quanto riguarda le orbite di Mercurio che confermavano esattamente le previsioni fatte dalla relatività di Einstein, la relatività generale, stiamo parlando di quella. Einstein, basandosi sui principi fondanti della relatività, aveva ipotizzato l'esistenza delle onde gravitazionali, cioè se partiamo da questi principi facendo dei ragionamenti teorici di tipo logico-matematico arriviamo a quelle conclusioni. Il problema è che lì, come giustamente anche lei sottolineava, ci sono voluti 100 anni prima di avere degli strumenti sufficientemente sensibili da metterli in evidenza, perché sono fenomeni veramente difficili da evidenziare sperimentalmente. Per quanto riguarda la sua seconda domanda, non posso che darle ragione, cioè anche a me rimane difficile capire, no, come si possa rifiutare un'evidenza sperimentale. Però il problema è che, no, ricadiamo in quello che dicevo prima, sui fanatici, ci sono persone che sono talmente, diciamo, affezionate, diciamo così, alle proprie idee, ai propri pregiudizi, che preferiscono negare la realtà pur di salvare le proprie idee. Che quanto di peggio si possa fare, perché ripeto, quando dei dati sperimentali sufficientemente attendibili, ovviamente, contrastano con le nostre idee, dobbiamo avere il coraggio di prendere le nostre idee e buttarle nel cassonetto della spazzatura. Certa gente non lo fa, perché evidentemente gli rimane terribilmente difficile rinunciare alle proprie idee. Si cade nell'ideologia, cioè l'ideologia agisce a livello emotivo e ahimè le emozioni sono sempre più forti della nostra razionalità. La razionalità non è una cosa spontanea, la razionalità è una conquista faticosa, cioè bisogna faticare per raggiungere la razionalità. La reazione immediata di ognuno di noi è la reazione emotiva, è un po' come il giochino della racchetta e della pallina. La nostra risposta immediata è sbagliata. Per capire quella giusta ci dobbiamo faticare un po'. E lo stesso succede nel rapporto tra emotività e razionalità. Siamo fatti così, purtroppo. E ripeto, nessuno è immune. Ho citato prima tanti Nobel, quindi ci sarebbe da parlare per ore, ma ci sono stati dei Nobel che hanno dato dei contributi fantastici a un settore specifico della loro ricerca. Poi si sono incaponiti in maniera veramente vergognosa su idee totalmente sbagliate perché si erano innamorati di quelle idee e per nessuna cosa al mondo erano disposti a rinunciare a queste idee. Quindi nessuno è immune, ripeto, siamo tutti sulla stessa barca da questo punto di vista. Prego.
scienza, quando non si applicano le conoscenze, e quel problema è irrisolvibile così istintivamente ed epidermicamente, si risolve con un sistema di equazioni di primo grado e a questo punto si ricava la soluzione. È chiaro che la non applicazione della scienza, cioè della matematica, porta via l'inganno ovviamente. Per cui è una conseguenza di cannevolezza, veramente una conseguenza della non conoscenza. Sì, ma forse non stiamo dicendo cose molto diverse. Sì, probabilmente sì. Perché il fatto di applicare la scienza significa applicare un ragionamento appunto razionale. Ed è faticoso però, cioè non è la cosa spontanea che ci nasce nella nostra mente, cioè è una conquista che dobbiamo raggiungere faticosamente. Questo si è sempre verificato, se guardiamo la storia dell'umanità, il metodo scientifico nasce nel 600, cioè per millenni a nessuno era mai venuto in mente, cioè c'è voluto Galileo per codificarlo in maniera adeguata, in maniera precisa, se c'erano stati precedentemente alcuni antesignali, diciamo, antesignali, però il metodo scientifico moderno nasce nel 600, per cui per millenni l'umanità non ha applicato questo metodo. La scienza è giovane, noi abbiamo la fortuna di vivere, no, in un periodo in cui la scienza ha raggiunto risultati straordinari, per cui riteniamoci fortunati, no, di vivere in questo periodo, per cui, come dicevamo prima, rimane ancora più difficile capire, no, la posizione di certe persone che hanno degli atteggiamenti antiscientifici, e ahimè ce ne sono. In occasione della pandemia ce ne siamo resi conto tutti. Una domanda ho io. So dare risposte in realtà che l'ho fatta prima. Io so già la domanda. Diciamo. Facciamo un po' di teatrino. La Luna, gli influssi della Luna, è opinione diffusa che ci siano semi raccolti, coltivazioni, imbottigliamento, nascite, eccetera, eccetera. Cosa c'è di vero? Perché vero sapevo, mi pare che non c'è un mio che prima da quello. È vero che vero simile. Di vero c'è la credenza, nel senso che tanta gente ci crede, però questa credenza non ha alcun fondamento. Lo so che io ho fatto delle discussioni interminabili su questi argomenti, perché c'è gente che è assolutamente convinta che invece un effetto ci sia, per cui c'è gente, anche non so, orticoltori, dilettanti, che rispettano categoricamente il calendario lunare, poi ci sono amatori che imbottigliano un vino e rispettano rigorosamente il calendario lunare. C'è in sala mia moglie, il mio suocero è stata una delle persone con la quale io ho fatto lunghissime discussioni, per cui tipo si divertiva in copiare il vino seguendo esattamente il calendario lunare. Probabilmente anche da lì che mi è nata la curiosità di approfondire un po' il discorso. Allora, c'è gente che si è presa la briga di fare studi accurati, studi scientifici, e non è mai emersa nessuna evidenza che dimostri un'influenza delle fasi lunari sulla buona riuscita di certe pratiche agricole, tipo la semina, la potatura o l'imbottigliamento del vino o quant'altro. È una credenza che probabilmente nasce da un motivo ben preciso, cioè nelle società rurali, nelle società contadine, la Luna aveva un importante ruolo nella misurazione del tempo, cioè in pratica si usava la Luna come calendario. Per cui in certe fasi lunari, no, si stabilivano certe pratiche agricole. Però questo non significa che la Luna abbia un rapporto di causa ed effetto su certe pratiche agricole. Non c'è assolutamente nessuna evidenza. Addirittura hai citato le nascite, questo l'abbiamo fatto direttamente come CICAP, il CICAP è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, di cui io faccio parte. Abbiamo fatto degli studi proprio statistici, prendendo i dati anagrafici relativi alle nascite di certi territori e andando a confrontare se
in occasione di determinate fasi lunari ci fosse o meno un incremento o un decremento delle nascite. Non c'è assolutamente nessuna differenza. Quindi anche lì deriva da queste credenze che la tradizione ha tramandato, e a quel punto nascono anche degli strani meccanismi psicologici. Vi faccio un altro esempio, ma è strettamente legato a quello di cui stiamo parlando. Probabilmente, non so, le nostre nonne, perché ormai questa credenza si è persa, fino alle nostre nonne c'era la credenza che i neonati dovessero essere legati molto stretti, cioè le loro bambine dovevano essere fasciate in maniera abbastanza stretta per evitare che crescessero con le gambe storte. Era un'usanza molto diffusa, direi in molte zone, era abbastanza generale. Ora, voi capite bene che nessuna madre si assumeva la responsabilità di fare la controprova. Qual era la madre sciagurata, no, che diceva: ah, io non lo vedo per vedere se veramente mio figlio cresce con le gambe storte. Per cui queste tradizioni si autoalimentano, perché tutti fanno così e allora si continua a fare così. Lo stesso discorso vale, ad esempio, per la luna. Tutti hanno sempre, in certe società rurali, hanno sempre eseguito determinate operazioni in determinate fasi lunari. Nessuno ha mai avuto il coraggio di fare la controprova, di dire: ma proviamo un po' a fare il contrario. Ma se disgraziatamente poi il risultato fosse stato negativo, vi immagino immaginare vi lascio immaginare le conseguenze. Quindi si creano anche questi meccanismi mentali, no? Cioè, c'è una barzelletta a questo proposito, forse qualcuno l'ha già sentita, no? C'è la bambina che guarda la mamma in cucina. La mamma compra un arrosto dal macellaio, a un certo punto lo mette sul tagliere, taglia la testa dell'arrosto, la coda dell'arrosto, prende il pezzo di mezzo e lo cucina. La bambina per un po' la guarda, dice: ma perché mamma fai così? E dice: ah, ma perché? Perché anche la nonna, cioè la mamma della mamma, ha sempre fatto così. Per cui fanno indagini, no, per vedere per quale motivo, no, si è sempre fatto così. Alla fine arrivano, che ne so, la bisnonna, e la bisnonna molto candidamente dice: ma perché io avevo la padella piccola. Quindi capite, no, come certe tradizioni, certi meccanismi, no, portano poi la gente a credere in certe cose che in realtà non hanno nessun fondamento. Prego. Posso? Prego. No, è solo io ovviamente penso al 90 e più per cento esattamente come lei a proposito della luna, però con riferimento agli animali, io non sono veterinario ma sono mezzo tale, probabilmente c'è una giustificazione col fatto che partorendo durante di notte e senza luna, la probabilità di salvarsi dai lupi piuttosto che da altre cose da parte del neonato era maggiore ed è tuttora maggiore, per cui in natura c'è la tendenza ad avere i parti. Non so sinceramente se esistono evidenze in questo senso. No, quello che esiste ed è accertato, esistono dei microorganismi marini tipo gamberetti, cose del genere, il cui ciclo vitale è effettivamente legato alle fasi lunari, proprio per un discorso di illuminazione, tipo quando c'è la luna piena magari vedono più luce, vedono più a galla, quindi su questo ci sono delle evidenze. Su quello che dice lei non lo so sinceramente, poi bisogna vedere anche quali animali, perché un conto sono, non so, i mammiferi, un conto non le ho so dire, in particolare ovviamente faccio riferimento agli animali che pascolano. Quindi che ovviamente il cui parto avviene diciamo sul prato o comunque in ambienti poco riparati. Le dico, non lo so se esistono studi in questo senso. No, un'altra cosa che mi viene in mente parlando di questo è che tradizionalmente si è creduto molto spesso che anche il ciclo femminile potesse essere legato al ciclo lunare. In realtà, se si comparano, no, i cicli estrali di vari mammiferi, che ne so, dall'uomo
la vacca, la pecora, la scimmia, la donna, cioè si vede che c'è una variabilità enorme. Combinazione, il ciclo femminile della femmina umana, quindi della donna, coincide come durata con quello che è il ciclo lunare, cioè sono sui 27-28 giorni. Altri mammiferi anche evolutivamente vicini all'uomo, tipo alcuni primati, hanno dei periodi estrali completamente diversi. Quindi è una pura coincidenza il fatto che come durata il ciclo femminile coincida più o meno col ciclo lunare. Anche qui un conto è la correlazione, un conto è il meccanismo di causa ed effetto. Cioè due cose possono coincidere in maniera del tutto casuale senza che esista nessun rapporto di causa ed effetto tra loro. Spero di aver risposto. Dunque, intanto che dovessi maturare qualche ordine di comunicazione dei servizi, non vedo Paolo che è Copini. Eccolo lì. Allora, siccome non è arrivato il registro delle necronomi, abbiamo fatto una versione artigianale. Se lo metti qui questo qua per fermare adesso la presenza, perfetto, devo firmare anch'io. Poi la proprietà, a fare una domanda, se no Cromo, quindi una cosa un po' generica, però certi fenomeni, la rapidità della scienza, perché il fenomeno della gravità, per esempio, la gravità qui da noi, che una cosa accade in terra con la forza di gravità, e gli astronauti invece che hanno i prodotti che si muovono per conto proprio, quindi non si può, giustamente non si può mai essere sicuri di quello che si dice scientificamente, cambiando le situazioni, anche parlando della Luna. Le radiazioni lunari, la luna piena, la luna, potrebbe darsi che ci fossero, io non credo assolutamente, però tante volte circostanze si vedono, e per smontare la mentalità, specie di un tempo, di una varietà di lattuga seminata con la luna, dice guarda questa qui è andata assieme, è montata su, quando invece oggi con la conoscenza della radiazione solare ci si rende conto che il periodo di breve o lunghi di uno possono essere piante, per cui c'è una labilità da una parte e da un'altra una ostinazione così da parte di chi ha avuto queste idee e che è difficilissimo di Pacifico, quello che dicevamo, cioè, certe credenze sono talmente radicate che è veramente difficile. Anche la gravità, gli astronauti senza gravità. Beh, no, quello è un fenomeno perfettamente compreso, non è che non ci sia la gravità, la forza di gravità c'è, e che non c'è il peso, perché praticamente quando, non so, sulla stazione orbitante spaziale, è come se fosse un'incaduta libera di astronauti, per cui non percepiscono il peso, ma la gravità c'è. È un errore che spesso si sente dire, non c'è gravità, ma la gravità c'è. Chiesta da agronomo, quindi porterà il mio foglietto. Grazie. E se non c'è altro, direi che abbiamo fatto un certo ora, per cui andiamo a mangiare un ritiro. Grazie signore. Grazie a voi. Thank you.